Ciao a tutti, nuovo video, nuovo mystery box comprato da Vinted. E cominciamo il nostro unboxing di Vinted. Apriamo una mystery box piena di sorprese scintillanti, gioielli, bigiotteria e chi più ne ha più ne mette. Scopriamo insieme cosa ho trovato in questa box. Riusciamo a trovare qualche tesoro nella questa box? Scopriamo nel video. Il prezzo di questo box è di 10 euro più spedizione. Il primo che vediamo è un braccialetto, una scatolina, una bustina, un'altra bustina, un'altra bustina, una collanina, un'altra bustina, le cose sparse così. E poi vediamo un'altra scatolina e la stufa. Vediamo un attimo che stufa è una specie, sì, una camicetta mezza manica per la donna. Che anche questo un tessuto così, niente di cotone. E adesso iniziamo a aprire le scatole. Apriamo la scatolina di Morelato, che qua abbiamo una collana fatta in questo modo. Direi che questo mystery box ho comprato proprio per questa collana, ragazze, c'è anche la garanzia. La scatola originale, vediamo la chiusura, eccoci qua, è fatta in questo modo con il cordino in tessuto dove ci sta questo ciondolo con questo cristallo e con il nome dietro Morelato. Il prossimo prendiamo questo braccialetto in tessuto con questi sciarmini, il tessuto è elastico. Praticamente abbiamo questi sciarmini come fosse un bracciale con i sciarmini, non saprei commentare, se non sono sincera, carino, niente di che. Abbiamo questi due orecchini fatti a mano con uncinetto che è tutte le cose che sono fatte a mano sono troppo belle. Poi abbiamo questo pendentino fatto molto bene, mi piace. Poi abbiamo questo cordino con questo pendentino della Notta, anche lui non è male. Apriamo questa busta blu e vediamo cosa c'è qua dentro. Un corallo, non saprei rispondere. Devo approfondire. Poi apriamo questa bustina Buona Pasqua che c'è dentro un pendentino. Una stella fatta in questo modo color argento. Piace. Apriamo questa bustina trasparente, vediamo cosa c'è dentro. Wow, guardate com'è bello, un orecchino che da una parte io così questo tipo di orecchini non lo porto sinceramente, ma posso portare come una spilla, ad esempio. Un altro orecchino fatto in tessuto con tre cosine, questi così è fatto. Ecco un altro orecchino, vedete? Direi che è molto molto bello. Questo è semplice, massiccio, ma bello. Apriamo questa bustina color panna e troviamo qua dentro questi ciondoli. Guardate come sono belle. Fatte, vediamo. Questo e questo. Vedete? Sono
sono tutte uguali, e questo color nero con il suo cordino in tessuto. Sì, bello. Ok, apriamo. No, vediamo un attimo questo, che è una collanina con chiusura color oro. Però ragazze, io a occhio così lo vedo qualcosa di punzionatura, qualche punzionatura, e mi interessa molto, e vediamo se si vede anche con la telecamera più vicino. Allora ragazze, questo è, sembra in oro. Sì ragazze, questa è la chiusura in oro con la punzionatura 750. Ci provo poi a avvicinare meglio, però direi che questo è un tesoro che costava 10 euro, ragazzi. Ragazzi, per questa collanina sono molto sorpresa e non ci credo ai miei occhi. Ragazzi, è bellissimo. Adesso guardiamo questo braccialetto Oops, che con la sua scatolina fatto in questo modo, vedete com'è. Anche questo direi va bene, molto molto bene. La scatola originale con questi, un pendentino cuore e l'altro color argento dove c'è la scritta Oops. Poi questi abbiamo già aperti, questi lo spostiamo, questi lo spostiamo. Io ecco, apriamo questa scatolina, che anche questa mi intriga tanto, sinceramente molto molto bello. Qualcosa in oro, queste sono orecchini placati in oro giallo con la sua certificazione che nella scatolina. Ragazzi, ho speso solo 10 euro per questa mystery box e non posso credere a quello che ho trovato. È stata una vera, vera sorpresa. Carissimi, per il video di oggi è tutto. Vi ho mostrato unboxing completo di questo mystery box comprato sul Vinted. Fatemi sapere quale è il vostro gioiello preferito di questo box. Ragazzi, condividete il video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.